come avviene ogni giorno in questo santuario e in tutti i santuari d'Italia, cari amici rettori e operatori dei santuari, convenuti anche voi come pellegrini qui a Pompei, con il cuore sicuramente ancora corto di gioia per gli echi dell'anno giubilare, l'anno della misericordia, e per questo ancora più convinti che questa è la strada che volete continuare a percorrere, fare di questi luoghi, i santuari, i luoghi permanenti della misericordia. E volete continuare questa strada, la scuola che citando Papa Francesco dice: la madre del crocifisso risorto è entrata nel santuario della misericordia divina perché ha partecipato al mistero d'amore di suo figlio. Inoltre quest'inno, che è uno dei tanti dell'Apocalisse, il grande libro della speranza, è un canto di liberazione, e in quanto canto è impregnato di gioia, di festa, di giubilo, di entusiasmo, per dire cosa? Che il Cortana, futuro, il mio futuro, il vostro, la nostra vita, la storia, non sono nelle mani né del divisore, del mentitore. Che ore sono? E quindi delle forze malvagie, ma tantomeno sono soddisfatto. Che Cortana? Che ore sono? Cortana, che ore sono? Az. Cortana? Cortana? Ehi? Apri browser web. Bra. Trova il browser, ti consiglio di scegliere il tuo web. Crack, organizza e fai, naviga sul web con un browser sicuro, veloce e personalizzato. Esci, non è il browser, esci. Scarica dopo. Quale operazione vuoi fare? Ah, nulla. Sì, giuste, abbiamo ascoltato, e vere sono le tue vie, giuste e vere le vie. Molte conducono ai nostri santuari, molte strade, molti sentieri, molti percorsi, e non c'è angolo in Italia che ne è privo. Luoghi dove si è rivelato. Che sta facendo? Ricorda di Dio, segni, prodigi, gesti, dove si è manifestata. Bravo. La predilezione, la maternità della Vergine Santa. Bravo. E nel fratello soccorso dei santi. Bravo. Sì, luogo santo, luogo santo è il santuario, dimora divina, meta privilegiata di ogni cammino, di ogni ricerca, di ogni inquietudine, quindi sosta e pausa per ricominciare poi nella strada della vita. San Giovanni Paolo II ora, via domani, un luogo del mare, o dell'effimero, dell'accessorio, luoghi dell'essenziale, luoghi dove si va per ottenere la grazia. Ricordami di andare San Giovanni Paolo II, andare a fare la come ci dicevamo, per così dire, un suo carisma, un suo ruolo, un suo messaggio, e questo perdura nei secoli, di generazione in generazione, anche per l'uomo disincantato del nostro tempo. Allora andiamo al 12. I santuari veicolano il passaggio dal mondo visibile a quello invisibile. Dicembre. Comunicano i valori eterni e sostengono l'uomo nel suo itinerario. Lì voi insegnate ai nuovi pellegrini di questa nostra epoca, una foto, no, mondo presente. Ora il 901 facciamo storia, il disegno di Dio su ciascuno di loro, sul mondo, bene, ma non in chiave catastrofica, sono con tutto il tempo che questo genere apocalittico, della comunicazione, della rivelazione di Dio. Il nostro destino aggiungi non sarà mai in mano ai predicatori, ai prepotenti, e tantomeno finirà nel niente, nel nulla, proprio perché insegnate, cioè segnate dentro, ti avviserò, grazie, segnate dentro all'intelligenza, dentro al cuore, dentro all'anima, apri Outlook. E se il tenore, il canto dell'Apocalisse lo esprime, non può essere maniera proprio per paura, ma per riconoscenza.
uomo illimitato, siamo creature del limite di ognuno di noi, di fronte a colui che è l'unico Signore. O Signore, chi non temerà e chi non darà gloria al tuo nome? Sì, allora. Il nuovo insider program, c'è la cosa, luogo di riconciliazione, luogo di solidarietà, luogo di consolazione, nuovo accesso da Google, il suo interesse, il Signore è lì che vivifica, il suo amore. Lì voi, lettori, trasmettete la voglia di vivere, l'entusiasmo per la vita. Lì ogni cuore affranto si affida, si fida, confida. Lì si ritrova la pace, lì si riscopre la fiducia. Lì la consolazione non è una cura patologica, ma l'esercizio della compagnia, dell'amicizia. Lì si può dire che Dio è di casa, che ospita e accoglie con grande dispendio, di generosità, di bontà, chi di lui domanda, chi di lui ha bisogno, chi a lui crede, ma anche a chi non crede, anche a chi fa fatica a credere, anche a chi vive nel dubbio, nell'inquietudine, spalanca le porte del suo amore. Lì ci è stato detto, lui compie meraviglie e fa conoscere la sua bontà, la sua salvezza. Allora, così, non faranno paura le prove dolorose che sono state annunciate nel Vangelo, perché il Vangelo è gioiosa notizia, perché ci viene offerta un'assicurazione che nessuno sulla terra sarà in grado di stipulare, ed è formata da un solo articolo, nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. È un'assicurazione seria. Allora in questo contesto mi piace compiere un gesto semplicissimo, quello che fece Papa Francesco all'inizio del suo pontificato, quando gettò lo sguardo, la sua attenzione verso quel santuario a cielo aperto che è la Terra Santa, la terra percorsa dai nostri padri, da Gesù, dagli apostoli. Pensiamo a loro, diceva Papa Francesco, e il gesto che ci chiese era quello di fare soltanto alcuni secondi di silenzio. Pensiamo a loro, facciamolo insieme, dice. Pensiamo a questi fratelli e sorelle cristiane che soffrono persecuzioni a causa della fede. Ce ne sono tanti. Forse, diceva, molti più dei primi secoli. Gesù è con loro, ma anche noi siamo con loro, uniti con loro con la nostra preghiera e il nostro affetto. Ma con ammirazione, abbiamo ammirazione, dice, per il loro coraggio. Tanta ammirazione, sono i nostri fratelli e con la nostra perseveranza e la loro perseveranza salveranno la vita di questa umanità. Quindi affidiamoli in che pochi secondi, momenti di silenzio alla Vergine Madre, Madre della Misericordia, ma anche Regina delle Vittorie, vittoria sul male, vittoria sulla menzogna, vittoria sull'egoismo, vittoria sulla paura, vittoria sull'indifferenza. E noi a dire con lei, eccoci, noi siamo pronti. Io non sto in bazzè. Queste piccolezze, queste. Come capisci, un caso, non faccio chiudere più. Siamo pronti, siamo pronti a servire. Vediamo un po', c'è un'attività. Sia lodato Gesù Cristo. Terra, accetto che voglio io, e tu non mi fai io.